benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare la sciarpa Bactus con il punto granny che avete visto nell'immagine dell'anteprima del video. Lo realizzo con l'uncinetto 4,5 e con questo filato che ce l'ho dall'anno scorso, precisamente non so come si chiama perché non ricordo, però l'ho acquistato sul sito della Tessiland. È comunque un filo che non è regolare, quindi mentre è un po' più spesso, vedete, poi man mano tende a farsi un po' più sottile. L'ho lavorata tutto con l'uncinetto 4,5, la sciarpa è di un'altezza di 50 cm. Quindi ora vi farò vedere solo come ho fatto. Quindi ho avviato un anello magico, dove all'interno dell'anello magico ho lavorato le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientro all'interno dell'anello e lavoro altre 3 maglie alte, per un totale, quindi in totale sono 4, quindi 2, 3, un attimo, 3 e poi lavoro la quarta maglia alta. Poi facciamo 3 catenelle che sono di separazione, rientro all'interno dell'anello magico e lì lavoro di nuovo altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Fatto questo, possiamo stringere la codina. Ecco qua, andremo a lavorare il secondo giro, dove faremo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Giro il mio lavoro e nello stesso punto vado a lavorare altre 3 maglie alte, quindi rientro qui e lavoro altre 3 maglie alte, quindi sono 2, 3 e 4. Poi rifaccio 2 catenelle che sono di separazione, entro nello spazio di 3 catenelle e lì lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, poi lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nello stesso punto rientro e lavoro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Poi lavoro di nuovo 2 catenelle che sono di separazione, entro nell'ultimo punto alto qui e lavoro le 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Ecco qua, in questo modo abbiamo terminato il secondo giro. Ora rifacciamo il terzo, quindi facciamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro, nello stesso punto lavoro altre 4 maglie alte. No, altre 4 maglie alte, altre 3, perché con le prime 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta in totale sono 4, quindi 3, rientro e lavoro la quarta. Poi faccio 2 catenelle che sono di separazione, nello spazio di 2 catenelle entro e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Poi 2 catenelle di nuovo di separazione, vado a lavorare l'angolo, quindi lì farò 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, no scusatemi, 3 catenelle, rientro e lavoro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte.
Lavoro le due catenelle di separazione, entro in questo spazio di 2 catenelle e lì lavoro 3 maglie alte. 2 e 3. Di nuovo le ultime 2 catenelle, entro nell'ultimo punto, nell'ultima maglia alta qui e lavoro di nuovo il gruppetto di 4 maglie alte, quindi 2, 3 e 4 maglie alte. Ecco qua. In questo modo abbiamo terminato anche il terzo giro. Quindi ora andremo a fare i giri successivi sempre nello stesso modo, finché non arriviamo alla lunghezza che ci serve. Io in totale ho fatto un'altezza di 50 centimetri, che è diciamo un'altezza su per giù che va bene per una sciarpa Bactus. Quindi vi rifaccio vedere di nuovo il giro. Quindi noi avviamo il lavoro con 3 catenelle e nello stesso punto rientro e vado a lavorare altre 3 maglie alte per avere un totale di 4 maglie alte. Vi ripeto perché la prima è stata sostituita dalle 3 catenelle. Poi rifacciamo 2 catenelle di separazione, entro nello spazio di 2 catenelle e lì lavoro 3 maglie alte. 2 e 3 maglie alte. Di nuovo 1 e 2 catenelle. Prossimo spazio di 2 catenelle, rientro e lì lavoro di nuovo 3 maglie alte. Ecco qua. Di nuovo 1 e 2 catenelle, vado a lavorare qua nello spazio di, diciamo nell'angolo qui, dove lavoreremo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. 2 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Quindi 1 2 e 3 maglie alte. Quindi qua al centro lavoreremo sempre 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Riscendiamo di nuovo lavorando 2 catenelle, entro nello spazio di 2 catenelle qui, rientro e lavoro 3 maglie alte. Quindi 2 e 3, 2 catenelle, entro nel prossimo spazio qui, lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, rientro e lavoro la terza maglia alta, 2 catenelle, salto 1, 2, 3, entro nella quarta maglia. Quindi qua l'ultima, entro e lavoro le 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Ecco qua. In questo modo abbiamo terminato anche questo giro. Quindi dobbiamo andare avanti per un'altezza di 50 centimetri, 60 centimetri in base, oppure se andate anche più avanti può diventare anche diciamo uno scialle. Quindi io vi ripeto, ho in tutto consumato 150 grammi di filato, lavorato tutto con l'uncinetto numero 4 per un'altezza di 50 centimetri e poi alla fine, se volete, potete mettere delle nappine, magari ai laterali e anche sulla punta, oppure direttamente solo sui laterali. E niente ragazzi, il tutorial finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!